Allora, io sono Massimo Rinaldi, sono un medico, sono specialista in chirurgia oncologica e da un bel po' di anni mi interesso di agopuntura, ma non solo, perché sono curioso, perché dobbiamo andare a capire che cosa siamo, che cosa facciamo, dove vogliamo andare. E ho la fortuna di lavorare nel primo ospedale pubblico di medicina integrata, che è l'ospedale di Pitigliano. All'ospedale di Pitigliano la Regione Toscana ha fatto uno sforzo veramente notevole. Avete già sentito forse il mio collega Franco Caracolici pochi giorni fa. E stiamo facendo delle cose molto molto interessanti. Molto interessanti, vi vorrei un attimo far vedere questo. Noi ci troviamo in questo luogo veramente piccolo, sperduti da Dio e dagli uomini, un posto bellissimo. Nella provincia di Grosseto, ma siamo al confine tra l'Umbria, la Toscana, il Lazio, e questo è il posticino. È un posto incredibile, bellissimo, è considerato uno dei più bei borghi d'Italia e vale la pena andarlo a visitare, è fantastico. Dentro lì c'è anche la piccola Gerusalemme, perché c'era un insediamento di ebrei che hanno costruito appunto la loro sinagoga, che è ancora molto visitata. Infatti anche gli abitanti di Pitigliano hanno dei cibi tradizionali di quel tipo di cultura. Questa è la nostra equipe, cioè non si è mai visto in ospedale una cosa simile, dove abbiamo un cartello, per avere questo cartello un anno, perché sembrava una cosa impossibile. Quindi, centro ospedaliero di medicina integrata, non è mai successo in Italia. E all'estero non ce ne sono, nel senso che all'estero ci sono strutture che lavorano, ma è l'ospedale, poi a fianco c'è un'altra struttura dove si fa medicina complementare, dove fanno yoga, dove fanno agopuntura, dove fanno omeopatia, ma sono staccati. Noi siamo esattamente nel reparto. Noi proponiamo questo tipo di servizio, omeopatia, agopuntura e adesso anche la fitoterapia. Questa è l'apertura che è stata nel febbraio 2011, abbiamo incominciato, abbiamo questi ambulatori e poi lavoriamo anche in questo centro di riabilitazione di Manciano, dove afferiscono persone che hanno avuto ischemie cerebrali, emorragie cerebrali, pazienti con protesi d'anca e di ginocchio e persone che hanno malattie neurologiche come SLA, sclerosi a placche, Parkinson, eccetera. Abbiamo, questo è il team praticamente, due medici, un tutor, l'omeopatia anche due medici, un tutor, eccetera, più un responsabile. Volevo farvi vedere questa foto, questo ad esempio è un esempio di visita che noi facciamo in ospedale, dove ci sono i medici cosiddetti ortodossi, cioè quelli che fanno la medicina tradizionale occidentale, e ci siamo noi. Osservate per favore quello che diceva Espedito prima, fondamentale, le posture. Guardate un attimo le posture di queste persone. Allora, questo è il primario, dottor Manini, di medicina, questo è il suo assistente che si vede di spalle in medicina, Franco, che è un medico di agopuntura, Simonetta, che è la nostra responsabile, e questo era il direttore sanitario. Guardate la chiusura che hanno questi due medici, con le braccia incrociate. Sono eccezionali, no? Perché sono sempre così. Sono proprio con le braccia incrociate. Guardate Franco, che invece è molto aperto, e la Simonetta che è lì ad ascoltare. Perché la differenza è questa. È nell'arte dell'ascolto. Prima, Espedito diceva una cosa bellissima, la postura. Ma chi osserva la postura? Devo ascoltare, devo percepire, devo prendere carico, devo assolutamente incontrarmi con quella persona. Io ho fatto il chirurgo per tanti anni e quindi passavo 9, 10, 12 ore in sala operatoria. Non avevi manco tempo di vedere il paziente. Molto spesso ti trovavi una cosa sul letto operatorio con delle lastre lì. Dice bisogna fare questo. E allora pigliavi, aprivi, cioè macellaio. I macellai sono bravissimi, ci sono dei macellai che sono bravissimi, perché è soltanto un fatto tecnico. La differenza dove è data, e tutti possono diventare dei tecnici, io posso insegnare a chiunque a operare, la differenza è data dall'interazione che c'è tra il medico e il paziente, dalla presa in carico, dal guardarlo, dal percepirlo. Ora, dopo vi faccio vedere delle cose. Ecco, questo invece è il centro di Manciano. Qui afferiscono questi pazienti che, come vedete, sono sulla sedia a rotelle, hanno fatto queste cose, eccetera. Non esiste in Italia una cosa simile. Io volevo parlarvi di questo nuovo modello di realtà. Noi purtroppo siamo così ottusi che dobbiamo andare avanti per forza per modelli. Se non abbiamo il modello sembra che non sappiamo guidare la macchina.
e quindi abbiamo bisogno di modelli, e c'è sempre un modello, e c'è sempre un modello. Allora io vi voglio parlare di un nuovo modello, ma è sempre un modello, quindi sicuramente è limitante, perché noi non possiamo costringere in un modello la vita. La cosa è questa che è molto interessante. Io ritengo, io sono un medico, mi sono laureato, ormai sono vecchiotto, 35 anni fa, quindi ho fatto un po' di esperienza. Noi medici siamo così presuntuosi che pensiamo di possedere la verità. Cioè, noi non sappiamo nulla, ma vi assicuro, nulla. E le ultime ricerche che io sto facendo mi dimostrano sempre di più che noi non sappiamo nulla. E Spedito, prima mi voglio collegare un attimo a quello che ha detto, una cosa molto interessante, queste grandi ricerche che ci fanno capire che praticamente il nostro peso è fondamentalmente acqua. Allora, io sono massimo, peso 80 kg, bene? Allora, io so che almeno il 70% del mio peso è acqua. Quindi 7 per 8, 56, io sono 56 kg d'acqua. Ma voi li vedete? No, eppure ci stanno. Sono 56 kg d'acqua. Ma se io prendo il numero assoluto di molecole che è presente nel mio corpo, il 99% delle mie molecole è acqua. L'1% è il DNA, le vitamine, i sali minerali, è l'1% di molecole. Il 99% sono molecole d'acqua. E che ci fa tutta quest'acqua? Nessuno lo sa. Stiamo cercando di capire. Perciò vi dicevo, noi medici siamo così presuntuosi che, conoscendo l'1%, siamo bravissimi, sappiamo come funziona il DNA, sappiamo tutte le reazioni chimiche, sappiamo tutto quello che succede, ma è solo l'1%. Pensiamo di conoscere la verità. Io non posso conoscere la verità sapendo l'1%. Tutto quello che voi osservate in questo momento è l'1% della realtà. Ma scusate, voi andate al mare, qua c'è il mare qua vicino, vi abbronzate. Vi abbronzate perché? Perché ci stanno i raggi ultravioletti, ma voi li vedete. Potete dire che non esistono. Esistono. Il mio cane, se io lo chiamo con gli infrasuoni, lui viene, ma noi no. E allora, o è matto il mio cane o ho qualche problema io. Allora esistono tantissime cose che noi non riusciamo a percepire, che pure esistono. Ma noi diamo spazio soltanto all'1% di quello che vediamo e diciamo questa è la verità. E allora noi sappiamo soltanto questa piccolissima parte, ma c'è tutto questo. E allora quel 99% di acqua che serve? A vibrare, perché noi siamo un campo di vibrazione e quando io mi avvicino a una persona il mio cervello non lo percepisce, ma il mio sistema assolutamente sì. E di conseguenza che cosa succede? Io posso cambiare la vibrazione di quel soggetto e il soggetto può cambiare la vibrazione. E quindi tutte le tecniche di quelle che fa Alfredo, di quello che fa Espedito, di quello che fa Gioacchino, sono quelle di modificare una vibrazione. Perché a che serve quest'acqua? Quando vibra si libera un elettrone. E quando si libera un elettrone partono tutte le reazioni chimiche del nostro sistema. Se qualcuno ha studiato o sa più o meno, esiste un punto della nostra cellula che si chiama mitocondrio. All'interno dei mitocondri c'è un ciclo che si chiama ciclo di Krebs. Questo ciclo di Krebs fa produrre energia. Se io ho ossigeno a sufficienza si producono 36 molecole di ATP, se non c'è ossigeno se ne producono due. Ma come funziona il ciclo di Krebs? È un elettrone che va e un elettrone che viene, è un NAD, NAD più, un FAD più, è un elettrone soltanto che viaggia. In natura abbiamo questo schema che è molto particolare. Si chiama toro, è un sistema toroidale. Noi siamo fatti di sistemi toroidali. La natura ha sviluppato questo sistema, che poi praticamente ha la forma di un salvagente, una ciambella. La formula matematica è questa qua. Ma qual è la cosa interessante? Che in natura, tutto in natura, ritorna a questo schema. Pardon. Guardate questo è un cervello. Ma questa è un'immagine anche dell'universo. È tutto uguale. Espedito prima ha accennato soltanto, siamo soltanto degli ologrammi che si ripetono costantemente, delle forme che si ripetono costantemente in natura. E noi siamo quello. Ecco, questo è l'esempio del toro, dove l'energia entra dall'alto, entra dal basso e si unisce al centro. Ma i cinesi l'avevano già capito migliaia di anni fa, perché c'è soltanto un punto di agopuntura alla sommità, al vertice, che è il 20 vaso governatore, e c'è soltanto un punto di agopuntura sulla pianta del piede, che è l'unorene, che si chiama fontana zampillante, e poi il 20 vaso governatore, che si chiama Baui, che si dice
cura le 100 malattie, perché l'energia entra dall'alto, prendo l'energia del cosmo e prendo l'energia dalla terra e in mezzo c'è il sistema uomo. Ma in questo momento voi vi state rendendo conto che state vibrando o no? Voi state vibrando esattamente alla vibrazione della terra, che è la cosiddetta vibrazione di Schumann. Voi state vibrando a 8 Hz. Vi accorgete di questo? Eppure state vibrando. Io se cambio la vibrazione posso modificare delle cose. Quindi ecco che il sistema si unisce e forma questa sfera. Questa sfera alla base, hanno visto i matematici, c'è un sistema, un poliedro, che viene chiamato equilibrio vettoriale. È una base. Se io prendo in questo equilibrio vettoriale, ecco che intorno c'è il sistema toroidale e sotto ci sono tutti i poliedri. Se io prendo questi poliedri e agli angoli, agli spigoli di questi poliedri, metto delle sfere, ottengo questa immagine. Ma questa immagine è un'immagine che forse vi fa venire in mente qualcosa. È il cosiddetto albero della vita. Ma guardate qui, questa è un disegno che è stato trovato in Etiopia, che non è disegnato e non è manco scolpito, non si sa come è stato fatto. Ma se io prendo questo disegno che risale a migliaia e migliaia di anni fa e prendo quello che c'è sotto le zampe dei leoni della sapienza della città proibita in Cina, guardate la forma. È esattamente uguale. Noi oggi con la matematica, con la fisica, siamo riusciti a capire un sistema di energia che è il sistema toroidale, che ha esattamente la stessa forma, la stessa immagine di questi che avevano capito migliaia di anni fa come funzionava il sistema. E questo io lo trovo assolutamente straordinario. Perciò io parlo sempre, non dobbiamo cercare sempre cose nuove, dobbiamo ricordare. Dovremmo provare a ricordare quello che siamo stati. Dovremmo fare una forma di medicina archeologica, perché questi già lo sapevano. Ma vi pare che soltanto i cinesi sapevano le cose? Come i cerchi di grano, eccetera. Soltanto i cinesi sapevano questo. I cinesi sanno questo perché loro erano chiusi, c'era una grande muraglia. Questa informazione era diffusa ovunque. Perché se voi andate a vedere i Maya, anche i Maya facevano l'agopuntura. Ma ci sono le mappe di auricoloterapia degli egizi. Noi, con mia moglie, siamo stati in Austria. Abbiamo trovato le mappe di agopuntura degli egizi, che è strepitoso, quindi non è medicina tradizionale cinese, è una conoscenza comune. Quando sono stato 2 anni fa, ho avuto la fortuna di andare al sito archeologico di Epidauro, in Grecia. Abbiamo trovato, io ho visto, li ho fotografati, non ve li ho messi qui, gli aghi di agopuntura che utilizzavano i greci nel XIII secolo avanti Cristo. Quindi era una conoscenza comune, poi noi l'abbiamo persa, i cinesi che sono tutti quanti chiusi l'hanno mantenuta. Ora si parla di medicina tradizionale cinese, ma era una conoscenza comune che noi abbiamo perso. Ecco, questo ad esempio è l'albero della vita, no? Che piace tanto a Liliana. L'albero della vita ha la stessa struttura dell'equilibrio vettoriale, è questo. I cinesi avevano pensato a questo, tutto ruota, tutto è in movimento. Se noi stiamo fermi, siamo morti. Il nostro sistema si muove e quindi genera energia perché è in movimento. I cinesi avevano capito questo, ma i nativi americani avevano capito questo, che tutto deve ruotare, tutto deve essere in costante movimento, ma l'avevano capito anche gli aztechi, che hanno queste forme. Guardate questo che c'è in India. Questo disegno è lo stesso dell'albero della vita, o a Efeso. Quindi è una conoscenza dell'uomo. Ma guardate la cosa interessante, è questo, guardate la morula, è tale quale all'albero della vita, nelle differenziazioni, 2 cellule, 4, 8, 16, 32, arriviamo a questa forma che è uguale all'albero della vita. Tutto questo doveva finire al centro, cioè nell'ombelico, noi siamo nati da lì, se io non avessi l'ombelico non sarei un essere umano, e nell'ombelico noi troviamo il top del top del top dell'energia del nostro corpo. E allora che cosa succede? L'energia entra dall'alto sul 20 vaso governatore, entra dal basso sull'1 rene e si unisce al centro,
cioè intorno all'ombelico. E quindi se io lavoro intorno all'ombelico succedono delle cose pazzesche. Perché noi siamo questo, siamo un sistema toroidale, cioè siamo un campo soltanto elettromagnetico. Può sembrare una banalità, ma tutti, penso, di voi avete fatto un elettrocardiogramma. Ma nel momento in cui fate l'elettrocardiogramma, che cosa succede? Che avete registrato l'attività elettrica del cuore. Ma se c'è un'attività elettrica, si genera un'attività magnetica. Non ci sono santi. Il cervello ha la sua attività elettrica. Facciamo l'elettroencefalogramma. Ma le onde, se andate a vedere, sono molto più piccine. Quindi non è il cervello che genera il sistema elettromagnetico dell'uomo, ma è il cuore. Ma una cosa che mi sono posto ultimamente è: ma il fegato non c'ha delle cariche elettriche? E allora perché non facciamo un epatogramma? O il pancreas, un pancreasectogramma? È perché non abbiamo costruito le macchine. Però anche lì ci sta questo. In America stanno facendo già il magnetocardiogramma, perché è molto più preciso dell'elettrocardiogramma, perché va a valutare il campo magnetico del cuore e quindi vedo già la differenza. Quando voi andate a fare una risonanza, ormai tutti quanti fanno una risonanza magnetica, a tutte le età, da piccini a grandi, hanno 90 anni, viene il vecchietto di 90 anni e dice: il dottore mi ha fatto fare la risonanza magnetica. No. Che fa la risonanza magnetica? Sposta in base al campo magnetico i protoni che si mettono. Quindi noi siamo protoni, siamo particelle, ma voi li vedete? Eppure sono quelle. Poi un software ricostruisce l'immagine, ma noi non facciamo altro che spostare protoni e vedere in quanto tempo ritornano, e quindi il software crea l'immagine. E allora diciamo: qua c'è un tumore, qua c'è... No, sono dei protoni che si muovono. Ma se noi siamo il 99% di acqua, ma di che cosa stiamo parlando? Noi siamo soltanto acqua che vibra. Quindi quando ci ammaliamo, e Spedito diceva delle emozioni, è l'acqua che non vibra più bene e di conseguenza non può trasmettere il suo campo magnetico. E il campo magnetico dell'acqua che noi abbiamo viene generato dal cuore. Per cui un'emozione altera completamente la vibrazione del campo elettromagnetico. Voglio farvi vedere un attimo un esempio banale, no? Una cosa che potrebbe... Roberto, ti dispiace venire un attimo, visto che ti conosco. Allora, lui è Roberto. Vi faccio vedere un piccolissimo test banale, si chiama test kinesiologico. Una banalità. Allora, lui è Roberto, io gli faccio fare questo. Prova a stringere queste dita, per favore. No, questo è questo, grazie. Io cerco di allargare, tu cerca di stringere. Mi dici il tuo nome? Roberto. Mantieni, per favore. E Roberto, non si apre. Mi dai quel telefonino, se non ti dispiace? Grazie. Vabbè, metti questo sul cuore, per favore. Grazie. Prova a mantenere queste dita. Non ce la fa più. Allora, Roberto, può essere che Roberto ci conosciamo, l'ho conosciuto da tanto tempo. Grazie molte. Ti spiace venire? Lui, giuro che non lo conosco, oggi lo vedo la prima volta e imparo a conoscerlo. Ciao, sono Massimo. Piacere, Leonti, in questa cena. Ciao. Infatti è la prima volta che vengo qui, vengo dalla Toscana e sono arrivato 2 minuti fa. Ok. Allora, prova a stringere queste dita. Io cerco di allargarle, tu cerca di stringere. Sì. Mi dici il tuo nome? Leontin. Leontin, mantieni. E non si apre. Poi Leontin è proprio forte. Ora prendi perché questo. È il suo, siamo tranquilli. Siamo tranquilli. Mettilo sul cuore, però. Prova a mantenere queste dita, per favore, Leontin. E può fare quello che vuole, non le mantiene più. È buffo, no? Allora, è vero. Allora, questo perché succede? Perché mi sono chiesto tante volte perché succede. Perché per quanto io sono un medico, e per quanto sono un ricercatore, e per quanto sono 35 anni che faccio questo lavoro, dai, non posso andare avanti così. E allora devo cercare di capire che cosa succede. Anche Leonton ha un cuore e quindi c'è un campo elettromagnetico, ma se io prendo il telefono, dentro c'è una batteria, si crea un'interferenza di campi e questa interferenza di campi fa assolutamente saltare il suo sistema. Io posso valutare con un banalissimo test kinesiologico, ma posso fare questo con qualunque altra cosa, ma la medicina occidentale forse ci sta pensando se funziona o non funziona. C'è un fatto lampante. È proprio lampante. Quindi io posso sapere per Leonton che cosa gli può far male e che cosa no. E questo perché non utilizzarlo? Il mio... Chi mi dà per favore quello delle diapositive? È scomparso. Chi lo teneva? Ce l'ho in tasca. Grazie mille. Allora,
Quindi noi siamo soltanto dei campi elettromagnetici eccezionali, forse, eccolo qui dietro, dei campi elettromagnetici straordinari. Guardate, questa è una cosa banale. Questa è una tecnica molto semplice, è una moxa per chi fa agopuntura o medicina tradizionale cinese o altre tecniche. Questa è una moxa, anzi è una micromoxa, una moxa piccina piccina che usano i coreani. Anche i coreani sono molto avanti. Allora io ho messo queste micromoxe sul dorso della mano. Ma guardate, la cosa interessante è che risponde la schiena, perché questa zona qui corrisponde esattamente alla schiena, secondo un sistema che vengono chiamati microsistemi oggi, non ne parliamo di questo, però risponde esattamente il corpo. Ora vi voglio far vedere queste cose, guardate questo un attimo. Innanzitutto un po' di riscaldamento fisico. Io ti mostro una carta, tu mi dici insieme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok. Quadro. Fiori. Pic. Oh oh. Sei inchiodato? Perché? Perché? Errore di riproduzione. Allora lo facciamo in questo modo, perché ve lo devo far vedere questo, perché è molto particolare. Altrimenti, ecco qua. Vediamo se parte. Perché questo non è il mio computer e quindi... Ok, scusate. Innanzitutto un po' di riscaldamento fisico. Io ti mostro una carta, tu mi dici insieme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok? Quadro. Fiori. Pic. Cuore. Quadro. Pic. Quadro. Cuore. Fiori. Pic. Cuore. Quadro. Fiori. Cuore. Pic. Quadro. Fiori. Pic. Cuore. Fiori. Pic. Promosso? No. Ma in pochi ci riesco. Cori neri, picche rosse. Andiamo, mi ha ingoiato. Ah, l'esperienza ti ha condizionato a pensare che tutti i cuori siano rossi e tutte le picche devono essere nere. Le forme sono simili, quindi per la tua mente è facile recepirli sulla base delle esperienze passate piuttosto che aprire l'idea che potrebbero essere diverse. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è il caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci stiamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono una rete autostradale. Sebbene siano lì, la maggior parte delle persone è super sfrecciate. Sì, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con picche rosse e cuori neri. E chi può dirlo? Questo vi fa capire come le nostre credenze ci condizionano in maniera incredibile. Ci hanno detto delle cose e noi pensiamo che quelle cose siano vere e non ci poniamo neanche il problema, non riusciamo neanche a comprendere quello che sta succedendo. Andiamo avanti perché ce n'era un'altra. Ora vediamo se questo riparte, perché questo dovrebbe partire così. Vediamo se va. Guardate quest'altro filmato, se va fino in fondo. Siamo così condizionati da quello che vediamo e crediamo che quello che vediamo sia vero. Ecco, noi vediamo questo, c'è questo schermo e abbiamo un'idea. Due persone che si stanno toccando, abbracciando.
e vediamo questo e pensiamo qualcosa guardando questo. Il nostro cervello crea qualcosa. Oh oh, sono due donne. E allora il nostro pensiero cambia istantaneamente. La nostra percezione fa cambiare i nostri pensieri. Vediamo questa immagine e questa immagine così è quasi neutra e poi oh oh, e allora cambiamo ancora una volta idea. Quindi la nostra percezione ci fa creare idee. E quest'altro allora? Tantissima gente andrebbe in crisi, no? Ma vi voglio far vedere anche quest'altro. Questo è quello che noi facciamo a Pitigliano. Allora noi possiamo cambiare tutto. Questo è un paziente che è venuto, Marcello, che ho tutte le autorizzazioni chiaramente, emorragia cerebrale. Marcello è a letto, non riesce a muovere, vedete, per quanto lui si sforzi, vedete, fa piccoli, appena piccolissimi movimenti. Vedete, cerca, se guardate anche l'altra mano si sforza. La dottoressa Ferrelli gli sta dando un prodotto omeopatico, che è acqua fresca, ma noi siamo il 99% di acqua. Un ago nell'ombelico, che secondo i testi non bisogna mettere, perché è vietato. Due aghi nell'ombelico, ancora più vietato, perché non bisogna farlo. Una tecnica di craniopuntura, che è la tecnica del professor Yamamoto, giapponese, che era un anestesista, e questo è Marcello, subito, cioè tempo un minuto e mezzo. Questo è quello che facciamo e questa è la ricerca che facciamo e questo è il motivo per cui ancora non ci hanno chiuso, perché stiamo avendo dei risultati. Fabio ha avuto il grande intuito, la lungimiranza, ha avuto l'intelligenza, ma permettetemi, ha avuto il cuore di comprendere queste cose. E quindi Fabio ha spinto questa cosa, la nascita di questo ospedale, in maniera incredibile. Questo ospedale in fondo è un suo figliolo. Noi dentro ci stiamo buttando il sangue, vi assicuro, nel vero senso della parola. Però stiamo avendo questi risultati e noi vorremmo, e sta già succedendo, che sempre di più in tutta Italia potessero sorgere cose simili. Perché i risultati sono incredibili, ma non perché io faccio lo sciamano, Franco Gregolici fa lo sciamano, perché queste tecniche sono incredibili. Ma la medicina occidentale ancora, ma forse, ha qualche idea. Guardate quest'altro. Questa è una donna operata di protesi d'anca. Allora, la vedete, guardate il suo viso. Cioè, non ce la fa. Tecnica particolare, lavorando sulla spalla per mettere in equilibrio. E qui ci ho messo anche il fundus. Così, subito. Cambia tutto. Noi abbiamo visto come cala il consumo dei farmaci antidolorifici, cala drasticamente. In quarta giornata questi pazienti non prendono più farmaci. Guardate, questo è bellino. Stimolazione a 8 Hz nell'ombelico, con l'ago. No. È lui, ma senti, senti. Lui che chiede, ma perché, ma perché?
È il paziente che dice: ma perché? Vedi, gli dice: se lei tira più su, e poi rimane così. È lui che rimane colpito da questa cosa. Come mai succede questo? Qui, perché intorno all'ombelico ci sono 8 energie diverse, vai a cercare quella, in quel caso quella del grosso intestino, per fargli alzare ancora di più il braccio. Allora, tutti quanti poi mi dicono: no, sì. La cosa interessante è che tutti quanti poi mi fanno questa domanda: vabbè, adesso che gli hai messo gli aghi, e dopo? Giusto? E allora andiamo a vedere dopo. Questo è un mese dopo, che noi seguiamo i pazienti che abbiamo visto a Manciano, cioè in quell'ospedale, in riabilitazione, vengono a Pitigliano e noi gli facciamo ancora un mese di sedute, una volta a settimana. Questo è Gianfranco. Dispiace alzarsi, poggia quello lì e si alza. Lui era sulla sedia a rotelle, eh? Ma non è, lui è l'unico caso, quello che ho portato, ma ce ne stanno tanti. Il braccio, quanto arriva il braccio? Su, 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 su. Molto meglio. Metta giù. Ok, ancora su, per favore. Grazie, vada giù. Adesso, per favore, riesce a camminare un pochino? Venga con me. Allora, questo è un mese, c'era la stampella. Scusi, vabbè. Ok, venga. Quindi Gianfranco sta camminando. Ora vi faccio vedere l'altro, perché altrimenti non si vedeva, perché l'ultima, e poi non vi tedio più, ma lo devo prendere da qui perché non si vedeva. Ecco Gianfranco dopo. Lo sta? Ah, l'ho messo sotto, ecco qua. Gianfranco non parlava, parlava molto male, quindi abbiamo cominciato a fare anche dei lavori sulla parola. Gianfranco. E quello di suo figlio? Roberto. E quello di sua moglie? Vittorina. Bravissimo. Adesso Gianfranco fa la cortesia, tirci un braccio su, in alto, in alto, in alto, in alto, indietro, lo faccio andare indietro. Ancora, ancora, bravo, porti giù, giù, lo metta giù il braccio, bravissimo, tieni su ancora per favore, dietro, 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 bravo,
Senti dolore al braccio? Un pochino? Prova il dolore al braccio. Tre aghi nell'ombelico. Su, 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 indietro, indietro, indietro. Bravo. Senti dolore così? No. Bene. Così per niente. Allora, abbiamo detto cantando. Così per niente. Ah, beh. Così per niente. Allora, la cosa... La cosa interessante è questa, che Gianfranco è Gianfranco, non è il numero 21. Devi entrare in relazione con Gianfranco. L'ultima, abbiate pazienza, due minuti ancora per farvi capire, per provarvi a dare un'informazione di quello che noi dobbiamo fare, altrimenti non andiamo veramente da nessuna parte. È un istante, perché noi siamo medici. Perché non si sente? Ok. Questo è un esperimento che hanno fatto all'Istituto di Psicologia negli Stati Uniti per far capire l'importanza della relazione. Questa è una bambina, un bambino piccino con la sua mamma. Bambino piccino, quindi noi pensiamo che non capisca perché il suo cervello non è ancora pronto, ma il bambino è istintivo, no? Percepisce con il corpo, percepisce con gli organi, come diceva Spedito prima. Allora, guardate la mamma che cosa fa, guardate il bimbo, guardate queste facce. Scusa. Il bambino percepisce la leggerezza della mamma, l'allegria della mamma. Ora guardate, in questo istante che cosa succede? La mamma diventa amimica. Il bambino cerca di richiamarla in qualche modo. Cerca di giocare. No, dai, giochiamo, giochiamo. E la mamma è completamente ferma. Sentite le urla. Cerca proprio il richiamo. Dove sei? In un minuto il bambino salta, va completamente fuori di testa. Ok, il bambino si è calmato, perché è entrato in relazione, perché noi siamo soltanto questi, campi di relazione. Quando io vedo un paziente, se è il numero 21 e non funziona, perché come vi ho fatto vedere, lui è un campo elettromagnetico, Roberto è un campo elettromagnetico, io sono un campo elettromagnetico. E quando io mi avvicino ad Alfredo, i nostri due campi si stanno unendo e quindi vibrano all'unisono. E quello che io posso fare con Alfredo è molto di più. E quando io metto un ago di agopuntura, vado sicuramente a toccare una molecola d'acqua, sicuramente. E quella molecola d'acqua sente la vibrazione dell'ago, ma sente anche il mio campo, perché io lo tocco. E allora cambia tutto. E allora quello che voi avete visto prima, che sembra wow, incredibile, diventa la cosa più ovvia del mondo se io metto il cuore. E non la testa, il cuore, perché il cuore è il mio campo più ampio. Perché è dal cuore che si genera il mio campo elettromagnetico. Questo dovrebbe andare così. Se va, forse. Comunque, era solo questo. Perché alla fine, la diapositiva che vi volevo fare vedere è soltanto questa. È soltanto questa qua. Sono i due campi che si uniscono. E quando siamo a tavola... E quando mangiamo con le nostre famiglie, e anche se proviamo a mangiare un cibo giusto, un cibo buono, come ci sta dicendo Fabio, e come questa manifestazione
permettetemi di dire, straordinaria, perché sta dando un impulso incredibile, sta mandando informazioni incredibili al nostro paese, non soltanto al nostro paese. Noi dobbiamo cambiare le nostre credenze. Non esiste il denaro o solo il denaro. Esistiamo noi esseri umani che abitiamo su questo pianeta, che va assolutamente rispettato, altrimenti siamo finiti tutti. Ma io per fare questo devo lavorare con il cuore. E se io lavoro con il cuore posso cambiare tutto, posso cambiare assolutamente tutto. Allora se io sto a casa con la mia famiglia e stiamo mangiando un cibo, un junk food, come ha detto prima Espedito, e per giunta sto guardando la televisione e allora vedo che l'ospedale di Aleppo è saltato per aria e sono morti dei bambini perché qualche pazzo furioso ha sganciato delle bombe da quelle parti e non si sa perché, io vedo i bambini lì e sto mangiando. Ma come faccio? Ma che cosa prende il mio sistema? Che io sto mangiando e sto bene, oppure quelli che stanno morendo, quelli che si stanno sparando, quelli... Dai! Il sistema è fatto in un modo molto particolare per controllarvi. Se voi vivete col cuore, nessuno vi può controllare. Tutte le informazioni che vi vengono date, voi andate al supermercato e allora avete il prodotto di quel colore, con quella confezione, adesso nei supermercati ci hanno messo addirittura la musica, perché così vi mandano dei messaggi subliminali che vi, scusate il termine, fottono. E questo è il sistema di massa, perché tutti quanti vanno soltanto col cervello e quindi possiamo essere controllati. Ma poiché ogni campo elettromagnetico, ogni cuore è diverso dall'altro, dovrebbero preparare 7 miliardi di programmi per controllare ogni singola persona. E quindi non è possibile. E allora voi vivete col cuore e quindi non sarete mai controllati. Vi ringrazio.